ieri devi andare alla Bucara, che sono conservati qui al Museo d'Arte Orientale di Torino, raccontano le vicende della vita di Siddhartha che lo hanno portato al raggiungimento dell'illuminazione. Su uno stupa, quindi, uno stupa che è un monumento pieno, normalmente quelli di Gandhara hanno forma circolare, questi rilievi erano messi tutti intorno e in ordine cronologico, così che il fedele potesse percorrere idealmente gli episodi salienti della vita di Siddhartha fino al raggiungimento dell'illuminazione. Lo vediamo raffigurato in questa Siddhartha, in questa foggia, con delle lunghe vesti monastiche, in uno stile che ancora risente fortemente dell'influsso ellenistico nel lontano oriente fino ad arrivare al Gandhara. Mentre in questo caso, sempre una raffigurazione dell'illuminato nimbato, con il nimbo che ha già raggiunto l'illuminazione, vediamo molto bene le tracce di rilavorazione di questi rilievi, perché sullo scisto di base, scolpito rilievo, rimane traccia di una rilavorazione in argilla e stucco che dovrà poi interamente coprire la testa scolpita, magari anche con colori molto vivaci e molto accesi, in un'ottica di reimpiego dei rilievi, magari anche al di fuori del loro originario contesto.